Dovete sapere che io, Peo e Giulio abbiamo una regola del grande amico. In cosa consiste? Diciamo che ognuno di noi può giocare con Goggo, non con Goggo, con l'altro amico una regola e l'amico non può dire di no. Così, a maggio, in Giappone, a me è toccato Goggo comprare un'action figure a Peo da 150 euro perché lui ha giocato la regola del grande amico con me e ho dovuto pagare un tatuaggio a Giulio da 150 euro perché lui ha giocato la regola del grande amico con me. E quindi loro erano in difetto, toccava a me giocare la regola del grande amico, no? Preparatevi. Devo fare una premessa però, venite qua, Dai, guardatemi. ci sono. Per pagare invoco la regola del grande amico. Cosa? Su Sabrina. Ci devi stare. Sei pronta? L'hai voluto tu. Gioco la grande, imponente regola del grande amico. Mi regali questo? Perché mi guardate tutti ridendo? Non rifiutare, la regola. Giorno nuovo rispetto a ieri. Sei! Cree, ma cosa stai contemplando? Che c'è, amore? Mio amore è stato bravo, ha fatto la pipì e la cacca. Sì, ora andiamo in piscina e volevo farvi vedere il mio costume nuovo di Mirtilla. Guardate che bello, il fumetto. E che non ho rubato le ciabatte a Sasha per niente. Guardate, sono proprio del mio numero, mi stanno perfette. E Goggo non se le ha mangiate nemmeno un po', amore, andiamo in piscina. No, ho appena detto che Goggo non se le ha mangiate nemmeno un po'. Goggo, ridammi la ciabatta. Goggo, non salire sul letto con la ciabatta, eh. Andate in corsa. E... devi prenderla bene. Hop! Quasi! Bravo, amore, che ce l'hai fatta. Ora, mentre loro due si menano, non so perché, andiamo nella piscina dell'hotel. E poi pomeriggio andiamo a farci un giro al Rimini Comics. E fatti dare due cozzi, dai. Vai da Peo, quindi tira giù tutto. Quando vedrete questo video potrete trovarci al Rimini Comics. Esatto, da un'ombra di Giulio che ve lo dice. Aspettateci lì. Vi farei vedere i bambini che nemmeno hanno appoggiato il telo, che sono già andati a giocare al ping pong. 3 anni hanno, 3 anni. Nemmeno Giulio, guarda, ha lanciato qua il telefono e è andato a giocare al ping pong. Amore, 3 anni? Io c'ho 5 mesi, ma voi avete 3 anni. Cos'è che ti ha detto Goggo? Ho detto Goggo, tranquillo, ti puccio io su Instagram, ci facciamo una foto Ciao. Insieme. Cioè, sono anche le coinquiline. Ciao coinquilina, devi capitare in ritardo. Ti siamo mancati, vero? Allora, dopo che vi ho portato al miglior ristorantino per noi di Cesenatico, oggi vi porto alla miglior piadineria di Rimini. Sapete che io ho abitato a Rimini, quindi non mi mentirei mai. Non è vero che l'ho detto in ogni video che l'anno scorso. Vabbè, perché è vero. E si chiama La Casina del Bosco ed è a Rimini, ai primi bagni, ed è veramente spaziale. E vi consiglio, se venite qui, di prendere la piadina chicca, che è con la salsiccia, la mozzarella e i pomodori. Se non piace i pomodori, la levate. Ma fidatevi di me, venite, mangiate e fatevi servire dalla coinquilina della Cri, che si chiama Martina. Mi raccomando, dovete essere servite da Martina. Sono le 9:30, cioè voi sì, avete visto la clip prima dove stavamo per andare a Rimini Comics, ma è successa una tragedia e siamo dovuti rientrare in hotel. E infatti fino adesso noi abbiamo salvato il mondo. Non abbiamo salvato il mondo, cosa abbiamo fatto? Ho dormito. Ah, non ci sono clip da Rimini Comics perché siamo tornati in hotel a dormire perché eravamo stanchi. Cosa hai da dire? Ti disculpa, Pilato. Bello. Brutta. Bello. Brutta. La cosa divertente di questo video è che salto da un giorno all'altro, da un pomeriggio, da una mattina, da una sera, è che io provo a fare determinate cose, tipo andare a Rimini Comics, ma poi se tiro fuori la videocamera già è un casino, appena faccio un passo mi ammazza normalmente di foto, quindi comunque abbiamo fatto semplicemente un girettino da 5 minuti agli stand, poi era già tardissimo perché abbiamo finito tardissimo di mangiare, e oggi io e la Cree, non so, cioè siamo alzati e ce la facciamo un piercing, sapete che io mi piacciono i piercing, i tatuaggi, le orecchie sono piena, e quindi il brivido di quest'estate e andare a fare un orecchino. Io ho sempre voluto tanti orecchini alle orecchie perché mi piacciono proprio, specialmente gli anellini, infatti come potete vedere io ho anellini dappertutto. E quindi ora stiamo andando al Riccione perché io e lei, adesso convinco anche Peo e Giulio, dobbiamo no. fare il piercing dell'amicizia. No, 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 dai, Peo, no. Non hai il coraggio? Allora, no, non ce l'ho. È perché hai paura, tu hai, il problema tuo è il male, non no, che non lo vuoi fare. Se vuoi farlo. Ah! La regola del grande amico! No, aspetta, oh! No,
non te la puoi giocare per mutilare un tuo amico. No, tu te la sei giocato, ho pagato 150 euro di robo. Tu un tatuaggio? Cosa? Gli ho pagato? Ti pago no, il piercing. Vediamo, vediamo. Come mi chiamo? Cree! Ho capito, ma chi te l'ha data la patente, Paperino? C'era una buca, ho pensato di tuffarmici dentro. Vabbè, comunque ricordo che io ho due regole del grande amico a disposizione. Aggiornamento a Riccione. E sapete qual è un'altra roba tristissima? Qui ho un pacco di booster caldi e qui una piadina. Perché non sono per te i booster. Perché praticamente prima c'era un barbone per terra che aveva il coso ho fame. Io da un paio d'anni. C'è la Cree! Guardate il cartellone rosa! Ciao Cree, ti amo! Ah, in realtà è già passato. Vabbè, comunque dicevo che io da qualche anno non do più i soldi a chi chiede i soldi perché è sbagliato. E piuttosto gli compro da mangiare o gli faccio la spesa. E allora questo era un ragazzo, io comunque mi fido di queste persone, anche se magari non dovrei, perché vedo che al giorno d'oggi è molto difficile trovare un lavoro. Quindi gli ho comprato una piadina e booster, e quando sono tornata non c'era più. È vero che ho messo tanto, però adesso che non ho fame, ho appena mangiato, non so che rifilare la piadina con i booster. Anche se il booster lo vorrebbe un cane super felice, eh. Alla fine da Rimini ci siamo ritrovati a Riccione, perché come saprete la Cree abita a Riccione. E questo è il mio cagnolino, questo è il mio amico Giulio, questo è il mio amico Peo. E allora, io non ho ancora scelto dove fare gli orecchini, però non lo fa. Astieni. Io, sottoscritta Sabrina, sta per giocare la regola del grande amico con tutti i suoi amici insieme, quindi prego alzatevi e venite a compilare la carta. Non puoi dire di no. Non puoi rifiutare la regola. Non puoi dire di no. Ci devi stare. Regola del grande amico, facing a capezzolo. No. E te devo ancora. No, stai calma. Oh no. Cos'era? La regola del grande amico non si sì, può dire non di no. Forza il capezzolo. Adesso lo sceglierò io. E te lo vediamo. Oh Goggo, no, non se ne vede tutto, Goggo. Prego, chiamate l'hotel e fatevi dare i documenti. Grazie. Mi hanno giocato loro la regola in Giappone e io gliela gioco a Riccione. Sì, allora abbiamo scelto che. Diciamo, come ti chiami? Lenny mi ha consigliato di non fare da tutte e due le parti, perché sapete che io li voglio sia a sinistra che a destra, perché comunque i primi giorni fanno male a dormire. E quindi ho detto vabbè, allora li faccio solo a destra, però non ne faccio uno ma ne faccio tre, e poi quando torno settimana prossima che ci dormo vado a fare gli altri tre. Che è una vita che non faccio piercing, sono andata alla macchinetta ormai e quindi ho paura di inoltre. Adesso ho paura. Vabbè, non è che vuoi iniziare tu? No, per niente proprio. Ai, abbia male, non fatelo. E raga, io non so se sono diventata immune a queste cose. Cioè, senti l'ago che entra, ma è proprio un pizzicotto forte. Ma mi stai facendo il piercing? Sì. Ma tu sei folle, io pensavo mi stessi. Sì, ho capito, ma pensavo mi stessi tipo non so, facendo qualcosa. Non me lo aspettavo, raga, sono rimasta malissimo. Allora, non so se riuscite a vederli, li ho fatti due qua e uno qua. Non so se è stato molto bravo lui, ma non ho sentito niente. Ora tocca a te. Quanti ne fai tu? Uno solo? Ci devo pensare. Devi pensare. Pensaci bene. Sei pronta? Ah, quindi io sì? Tu ne fai uno però, eh? Befana? Non ha fatto male. Ti ha fatto male? Allora, o sono diventata, secondo te sono più immune, sopporto meglio il dolore? Forse dopo la mia gamba. Ai Cree, basta.
Vediamo, fatto. Com'era? Va bene? Perfetto. Okay. Ottimo. Aspetta, una disinfettata. Felice la bimba? Dai. Ok. E mentre la Cri esce, adesso mi manda il primo paziente della regola del grande amico. Prego. Raga, tocca uno di voi. Giulio, vieni. Vieni. Allora, lui non sapeva niente fino a un minuto fa, quindi non sa che cosa vuole fare. Cosa? Cioè, guardandolo, dove glielo consigliamo? Orecchio viso. No, vuoi il septum, vuoi fare? È l'unico che vagamente mi piace, però non lo so. Il septum? Ma veramente? Ho avuto questo, ce l'ho già fatto uno. Veramente vuoi fare il septum? No. Ti piace? Non mi piace. Andiamo col septum. Fa male? Non so, Sabri, ma perché? Hai 30 secondi. No, troppo poco. Zio, fai veramente il septum? Non lo so. No, raga, allora a me il septum non piace. Il septum è quello che si fa, diciamo, al toro, al naso del toro. E a me il septum non piace, però ho giocato la regola del grande amico. Se lui vuole quello, si farà quello. Perché dice che giustamente quando vuole lo tira su. A me è un piercing che non mi è mai piaciuto. A me piacciono molto le orecchie, come avrete visto. Vabbè, ce li ho alla lingua, ma vi ho sempre consigliato di non farli. E questo è Giulio sdraiato che si sta cagando sotto. Sembra già un toro. Olè, toro! Vuoi che do un pugno forte e ti faccio svenire? Sì. Giulio sta dicendo che sta già piangendo col pennarello. Non, io guarda, questo non te lo riprendo, Giulio, non lo voglio riprendere. Prendo le mie responsabilità, però faccio posiziono così ma non guardo. Solo che sentirò quando entra dal lui che mi romperà la mano. Guarda che c'è anche lui che sta guardando. Fatto, Giulio. Dai, resisti che hai finito. Tua mamma mi ammazza, Giulio. Ah, ora il giro di anche odiando moltissimo. Però poi di quando... Hai finito, Giulio? Carino, ti sta bene però. Ti sta benissimo. Mi scelto le lacrime, ti sta bene, Giulio, non pensavo. Non pensavo, guarda, ti sta bene. Sulle lacrimucce. Cosa stai dicendo? Ti fa il capezzo, quanto è vero. Che mi chiamo Giulio Soltrino, ci fa il capezzo. Oh, grazie per le lacrime. I miei amici mi vogliono tanto bene. Posso salutarmi? Guardami. No, non... no, ti sta bene, guardati lo specchio. Non voglio vedermi allo specchio. Ti sta bene. No, adesso sei troppo rock, però non picchiarmi, eh. Non picchiarmi. Peo, devi entrare da quella porta. Muoviti. Peo, entra da quella porta, adesso. Vieni qua. Sinceramente, sto soffrendo così. È uscita Cristiano, uscito Giulio piangendo, adesso devo entrare io. Siediti sul lettino. No, non abbiamo deciso dove. Capezzolo. No, perché? Capezzolo. No. Perché è quello che vuoi. So che... quello che voglio. Sì, l'hai sempre detto che lo vorresti. Però che non ho le palle per farlo. E adesso le tiri fuori. Le tiri fuori le palle, forza. Cioè, non cioè, metaforicamente parlando. Dimmi una cosa, al maschio fa meno male che alla donna? Sai, questo è meno. E allora vai tranquillo. I dolori posso? Non ce ne sono. C'è Peo che si sta togliendo la maglia per fare questo piercing. Io questo non ve lo faccio vedere, faccio vedere solo la sua faccia perché non vorrei strani bollini gialli. Controllo. No, anche perché vi evito di vedere Peo che sta battendo così sui suoi capezzoli per sapere quale è meno sensibile e quale è più sensibile. Ricordo che i piercing potete farli solo se siete maggiorenni o se siete minorenni accompagnati, ma io vi consiglio sempre di farli quando siete un po' più grandi, perché almeno siete belli coscienti di quelli che fate. Sapete, io ce l'ho anche l'ombelico, ho i dermal, però li ho fatti quando ero più grande. Questo è Gogo. Forza Peo, ti ho detto che ti devi rilassare. Sei rilassato? Sei rilassato o no? Perché con queste occhiali non capisco. Comunque ti mette un po' di anestetico, quindi vai tranquillo. Ah, li hai messo davvero? L'ho sentito benissimo, Peo. L'ho censurato, ma l'ho sentito. Ok. E la regola del grande amico. Peo, però è bellissimo. Me lo farei anche d'altra parte. Prima aspetta il peggio.
peggio. Cosa per la prossima regola di grande amico? Non possiamo annullarla e non farla più? No, no. No. Sei dentro. Ci sono dentro. Ci sei dentro. Okay. Tu hai scelto di stare dentro. Ok. Allora Lenny, siamo stati bravi? Presto. Ci vediamo presto. Che vengo a farmi gli altri orecchi. Quando vuoi. Ok. Ciao. Pio. Dobbiamo andare. Raga, ma quanto siamo della gang ora? Guardate questo come va in... Togli la maglia, stai senza maglia. Guardate questo come va in giro. Tu, ma adesso sei però un bad boy con lei. Tua mamma mi uccide. No, mia mamma non lo vede questo. Tu, Gri, no, bene, siamo compagni. Abbiamo anche il piercing dell'amicizia. Guarda, non vedevo l'ora io. Bene, andiamo in piscina a registrare, forza. Giulio, per farmi perdonare ho una piadina dei Wuster. Piadine Wuster? Niente. No. Gogo! Non sono più i miei amici. Che cattivoni. Abbiamo appena finito di registrare, raga. Nessine e noi in piscina. Nell'acqua alta è stata una tortura. E non solo perché abbiamo registrato anche il video di Giulio. I segreti, faremo anche un video sul mio canale. Però volevo farvi un indovinello. Indovinate chi è Peo. Pronto? No. No, scusa che non siamo messi in seconda. È il coordinatore di classe. Bravissimo! Ora prova a fare un indovinello tu. Ciao Franco, dovresti informare la madre della... La preside del coordinatore di classe, ora tocca a me. La ragazzina che non è stata messa in seconda. Scusate, è che ogni tanto noi vediamo qualche TikTok che è veramente strano. Esilarante. Quindi ogni tanto diciamo con indovinate chi sono. Segnati la parola nuova. Esilarante la conoscevo già. Comunque ora è il tempo di andare a mangiare. Io non so se questo video finirà qua perché ho... Ciao fidanzato di Giulio. Io sto registrando un video unico. Oh, il soggetto, dov'è? Il soggetto perso. Sto registrando un video unico e poi lo taglierò. Quindi ora andiamo a cena. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Non si muove perché c'ho il gimbal. Yeah, yeah, yeah.